Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. È passato un bel po' di tempo da quando ci siamo visti l'ultima volta, ma non sono mai costante. Questo sarà un video un po' strano, diverso e non credo sia mai stato fatto in realtà, o se è stato fatto, boh, non me ne sono accorta. Comunque, un po' di tempo fa, prima di Natale, avevo fatto un giochino, tra virgolette, no, dopo Natale, avevo fatto un giochino su Instagram dove avevo chiesto se, tipo, mi facevate una domanda, avevo messo un box di domande, tipo una canzone che mi sono state fatte delle domande su sentimenti, emozioni, cose del genere, e poi io avevo condiviso le canzoni. Ho deciso adesso, questo nuovo anno, qualche giorno fa, di fare la stessa cosa con i libri. E ho deciso, perché no, giriamoci un video invece che pubblicarlo solo nelle storie, perché insomma almeno posso parlare un pochino di più e dare un minimo di contesto anche al libro. Mi sono state fatte diverse domande e le ho raccolte qui e ora risponderò alle domande che mi sono state fatte. E la storia che avevo fatto è questa qui, quindi insomma se ecco non vi siete persi il tutto, questa era la storia e queste sono le domande che mi sono state fatte. Partiamo subito con la prima. Che libro ti ha fatto arrabbiare? Allora, in realtà ci sono tanti libri che mi hanno fatto arrabbiare, però il più recente che mi ha fatto, diciamo, non arrabbiare, ma un pochino perdere le staffe e ragionare molto arrabbiandomi con me stessa perché non riuscivo a capire, è il secondo racconto di questa raccolta. Il secondo racconto si intitola L'uomo sulla bottiglia, ed è una storia veramente molto molto particolare, non si capisce niente dall'inizio alla fine, l'ho letto tipo due volte, poi ho sclerato un pochino sempre sulle storie di Instagram e la casa editrice Abbia Editore, che mi ha gentilmente donato anche questo libro, mi ha risposto e mi ha spiegato un po' il racconto. Effettivamente senza la loro spiegazione non lo avrei capito appieno, non vi dico molto perché secondo me questa raccolta di racconti va letta, è molto molto bella, ha come tematica comune appunto la maschera e il mio racconto preferito rimane comunque il primo. L'ultimo di Poe l'ho trovato un po' scontato, però comunque molto molto intrattenente. Il terzo di Maupassant, anche no, non so, boh, non me lo ricordo neanche. Un po' così, un po' noioso, almeno per me. Il primo invece è magnifico, magnifico! Quindi se non conoscete la casa editrice vi lascio il sito linkato qui sotto e soprattutto se conoscete la casa editrice vi consiglio di recuperare questa penultima uscita in realtà per loro, perché è molto molto bella, molto ben curata. E poi appunto potremmo discutere assieme su quanto il secondo racconto faccia sclerare e non ci faccia capire assolutamente nulla. Seconda domanda. Che libro ti ricorda l'infanzia? Allora, qui avevo inserito come libro Il GGG di Roald Dahl. Però ho pensato, effettivamente Roald Dahl è abbastanza un vincere facile su questa domanda, perché più o meno tutti da ragazzini, da bambini abbiamo letto Roald Dahl, almeno credo, se non l'avete fatto leggetelo perché è veramente molto molto bello. Però poi ho pensato, effettivamente Roald Dahl sì, ha fatto parte della mia infanzia, però c'è un'altra scrittrice di cui io non ho, credo di aver mai parlato, che ha fatto molto parte della mia infanzia, e sto parlando di Bianca Pizzorno. In particolare ricordo proprio con amore e proprio mi fa ancora stare bene pensare a quando ho letto Ascolta il mio cuore, oppure Diana Cupido e il Commendatore, che sono due dei libri a cui io comunque ancora ora sono molto molto legata e che vi consiglio di leggere anche se siete adulti. Comunque vi consiglio di recuperarli perché sono veramente dei libri magnifici. In realtà la produzione di Bianca Pizzorno io l'ho sempre trovata veramente molto molto bella, e quando ero adolescente ho letto anche un altro libro suo che è La bambinaia francese, che vi consiglio di leggere perché è molto molto particolare e ambientato in un periodo storico della Francia, diciamo, non facile, e racconta la storia di una bambinaia in una famiglia molto ricca. È veramente magnifico anche quello. Li ho letti tanti anni fa, quindi non ho dei ricordi proprio specifici e chiari, però il ricordo più bello è appunto la sensazione che provo ogni volta che ci ripenso.
Quindi sì, ecco, diciamo che i libri di Bianca Pizzorno sono quelli che più mi ricordano l'infanzia. Terza domanda, allora, che libro ti ricorda le giornate al mare e che ti ricorda l'estate? Allora, diciamo che i libri che mi ricordano di più le giornate al mare sono, innanzitutto i gialli, e in particolare ricordo con molto amore i romanzi di Agatha Christie che prendevo dalla libreria dei miei e mi portavo al mare quando andavamo al mare. Invece, che mi ricorda l'estate, i ricordi più belli che ho dei libri letti d'estate sono quelli letti alle scuole superiori, in particolare Come Dio comanda di Ammaniti e Io non ho paura sempre di Ammaniti. Sono stati dei libri che mi erano stati consigliati dalle professoresse a scuola da leggere durante l'estate. Come Dio comanda, diciamo che era uno di un elenco di libri obbligatori da leggere. E invece Io non ho paura era un elenco di libri che ci aveva consigliato di leggere durante l'estate. E quindi sì, ecco, diciamo che sia Io non ho paura che Come Dio comanda sono libri che io associo alle letture estive da, diciamo, adolescenza avanzata. Ammaniti è uno scrittore italiano, all'epoca che li ho letti io era ancora piuttosto giovane, tipo sui 40 anni, non che ora non lo sia, e ha una scrittura molto particolare, infatti faceva parte della corrente dei cannibali negli anni 90. Sono frasi molto brevi, concise, però a me piace tantissimo la sua scrittura e Io non ho paura, presumo che lo conosciate perché ne hanno fatto anche un film, racconta la storia di un rapimento di un bambino in Calabria, e invece Come Dio comanda è ambientato in un paese X del nord Italia, abbastanza piccolo, e racconta la storia di questa famiglia, tra virgolette, dove c'è il padre e il figlio lasciato molto a se stesso perché il padre beve, insomma non è una brava persona, ecco. Ed è appunto la storia di questo ragazzo in qualche mese. È molto molto bello, vi consiglio di leggere anche quello. Io l'ho letto praticamente tutto d'un fiato, non riuscivo a staccarmene. Ricordo ancora che lo stavo finendo, dovevamo partire per le vacanze, ma io volevo finire il libro prima di partire. È stato un po' ridicolo come scena, però io ho veramente un bel ricordo di quel libro. Poi, un libro che ti fa amare la vita. Allora, qui ci ho dovuto pensare molto, perché io leggo spesso libri che finiscono male. Infatti, è un po' difficile perché, tipo, la maggior parte dei libri che ho letto non sono proprio libri che ti danno questa spinta ad amare quello che fai, ad amare la vita. Sono un po' libri un po' depressi, insomma. E quindi ci ho dovuto pensare molto. Alla fine, pensandoci e guardando la libreria, e anche guardando il mio profilo Instagram in realtà, mi è venuto in mente Figlie sagge di Angela Carter. Racconta la storia di queste due ragazze gemelle che per tutta la vita fanno le ballerine, hanno due caratteri completamente diversi, ma hanno un legame fortissimo tra di loro, ed è un libro esilarante, è un libro che appunto loro raccontano tutta la loro vita come flashback e raccontano situazioni comiche, situazioni disperate, situazioni così talmente borderline, ma le raccontano in modo così divertente che, non lo so, a me quando l'ho letto ha fatto proprio piacere, mi ha lasciato una sensazione bellissima addosso. Quindi ecco, sì, ci ho pensato molto, ma alla fine sono arrivata alla conclusione che appunto Figlie sagge sia il libro che ti fa amare la vita di quelli che ho letto io, perché gli altri sono un pochino tristi, un po' deprimenti spesso. Quinta domanda, allora, un libro che associ alla persona che ami. Il libro che associo alla persona che in questo momento seduta lì è Incontro d'amore in un paese di guerra di Sepulveda. È stato il primo libro che gli ho regalato pochi mesi dopo che ci eravamo messi assieme, e siccome Sepulveda, vabbè, lo sapete benissimo, è uno degli scrittori che apprezzo di più, e l'ho incontrato, colpa mia, è uno degli scrittori che apprezzo di più, ho avuto il piacere di incontrarlo un paio di volte, e amandolo così tanto, e soprattutto quel libro per me ha significato veramente molto, allora ho deciso di regalarglielo perché secondo me è un libro che merita tanto. È un insieme di racconti, è un libro molto particolare perché alla fin fine i racconti non sono proprio tutti quanti con le stesse tematiche, ma sviluppano le tematiche in maniera diversa, e secondo me è un libro molto bello da leggere, quindi ve lo consiglio tanto. Un libro che ti
da malinconia, non lo so, e un libro che suscita dei ricordi. Allora, partiamo con un libro che mi dà malinconia, non lo so, ogni volta che ci penso mi dà abbastanza malinconia, e sto parlando di Cecil Beach di Ian McEwan. Credo di avervi abbastanza rotto le scatole con questo libro, perché ne ho parlato molto più approfonditamente in un altro video che vi lascio linkato qua sopra nelle schede. È un libro molto molto breve. Praticamente assistiamo al declino di una storia d'amore di due giovani negli anni 60, prima appunto della liberazione del tabù del sesso. È molto molto bello, particolare, mai noioso, anzi vi viene voglia di sapere come va a finire tipo costantemente, quindi io ve lo consiglio tantissimo. Poi un libro che ti suscita dei ricordi. Parlo dello Hobbit non per il libro in sé, ma per il fatto che appunto la mia vecchia copia l'ho venduta perché non la volevo più vedere. Diciamo che avevo comprato l'Hobbit quando mi sono trasferita qui a Padova perché ero curiosa di leggerlo, e a casa mia i fantasy non entrano, quindi non lo avevo in casa. Appunto lo comprai e sulla copertina c'era l'edizione che c'è adesso della Delphi, insomma quella con Bilbo che esce dalla casa presa dal film. Io quella copia non la volevo più vedere, principalmente perché l'avevo prestata ad una persona a cui al tempo tenevo molto, e per riaverla, dopo che appunto non ci siamo più visti, sono passati più o meno 2 anni, e mi è stata ritornata distrutta, bagnata, rovinata, e quindi non volendo più vedere quella copia l'ho venduta e me ne sono comprata un'altra. Infatti, appunto, perché quella copia mi suscitava dei brutti ricordi. Infatti ho cambiato edizione per quello. Questa domanda molto complicata. Un libro che ti sproni a continuare a vivere pur in mezzo a mille difficoltà. Anche qui ci ho dovuto pensare come una scema. Non riuscivo a tirar fuori un libro che... diciamo che l'unico libro, anche se triste, con un finale abbastanza, non dico bello, felice, anche se ha un lieto fine, non è che sia proprio il libro più felice del mondo, però leggendolo ho sentito proprio questa forza, questo carattere nei personaggi, che appunto ricordo di aver pensato, cioè proprio è importante lottare per la propria vita. E sto parlando di Exit West di Mohsin Hamid. L'avrete visto dappertutto e non ho intenzione di parlarvene in questo video perché ho già in serbo un altro video dove vi parlerò bene di questo libro e di altri. Però sappiate solo che è la storia di questi due ragazzi giovani di un paese sconosciuto del Medio Oriente che si ritrovano in mezzo ad una guerra. È una situazione molto comune in questo momento in Medio Oriente, come ben sappiamo. E non sanno come fuggire da lì. A un certo punto l'autore decide di appunto inserire questo elemento un po' di realismo magico, di queste porte che si aprono e ti portano in un altro paese, in un altro luogo. È una storia molto toccante che secondo me va letta in questo periodo storico, perché stiamo assistendo a migrazioni di massa per guerre e cose di cui non ho neanche voglia di parlare, perché sinceramente mi arrabbierei e basta. Però è un libro molto molto toccante, che però dà questa sensazione di voglia di lottare per la propria vita, per quello in cui si crede, questa voglia estrema di vivere. E quindi ecco, sì, ci ho pensato un po', ma alla fine penso che questo libro sia perfetto per rispondere a questa domanda. Prossima domanda. Un libro che ti ha fatto capire che bisogna sempre credere in se stessi. Qui non ho potuto fare a meno di prendere questo dalla libreria, che è Matilde di Roald Dahl. Sapete tutti la storia, e questo è stato uno dei primi libri che io abbia mai letto, di cui ho ricordo. È un libro che ha fatto molto per me, visto che quando andavo a scuola, sia alle elementari che alle scuole medie, ero in un ambiente piuttosto tossico, persone veramente orribili, ed è stato lì che ho scoperto la lettura. Ho scoperto la lettura anche grazie a questo libro. È stato veramente tanto tanto importante per me. Questo libro mi ha aiutata nei momenti un po' più bui, perché insomma Matilde aveva problemi a casa, io avevo
avevo problemi a scuola. Un posto dove comunque dovevi starci ed eri obbligato ad andarci. Quindi diciamo che questo libro mi ha aiutata ad evadere un pochino da questa situazione brutta. Ed è stato anche il libro che mi ha insegnato a credere in quello in cui ero e cominciare a fregarmene un pochino di quello che stava attorno a me, di quello che accadeva. Infatti io ho sopportato benissimo gli 8 anni di torture, pure di sparizioni di cose e altro da parte dei miei cari compagni di classe. Comunque, io se non lo avete letto ve lo consiglio tantissimo perché è un libro bellissimo, è una storia magnifica e se avete un cugino, un amico piccolo, che ha bambini piccoli, regalategli questo perché gli cambierà la vita sicuramente. Poi, la paura di perdere chi si ama. Allora, qui non posso fare a meno di prendere e mostrarvi il libro che è arrivato ieri a casa mia, che ho trovato lì, che mi stava aspettando e mi vengono ancora le lacrime perché è un libro che io cerco da una vita, ho letto tantissimi anni fa, vi metto la foto qui di me che lo leggo, era il dicembre 2015, è stato il momento in cui io me ne sono innamorata, mi sono innamorata di questo scrittore follemente e sto parlando di Un uomo solo di Isherwood. Se non conoscete Isherwood, male per voi, recuperate. Prendete questo libro, leggetelo e amatelo. È un libro magnifico, ne avevo parlato nel video dei consigli degli Adelphi, che vi lascio sempre linkato qua sopra. È la storia di un professore inglese trapiantato in America che insegna in un college americano, che è omosessuale. Racconta la storia appunto di lui e della sua depressione dopo che il suo compagno è morto in un incidente di macchina. È un libro che effettivamente mi fa appunto ricordare la paura di perdere chi amo, perché leggere di come questa persona sia depressa, leggere di come questa persona abbia questi problemi interiori, visto l'aver perso il compagno, fa un po' paura. È un libro bellissimo e magnifico. Vi consiglio anche di guardare il film con Colin Firth. È molto bello, un po' diverso dal libro, però comunque sono riusciti a trasportare le emozioni che ti fa provare a leggere questo libro. Quindi sì, ecco, leggetelo, compratelo, prendetelo in biblioteca. Poi in un modo o nell'altro, se lo amerete, lui arriverà da voi in qualche modo. E infatti lui è arrivato da me ieri, dopo ben 3 anni. 4 quasi. No, 3 anni dai. 3 anni che lo stavo cercando. E sono molto molto felice. Poi, prossima domanda. Un libro che ti ricorda il profumo di casa. E anche qui ci ho dovuto pensare. Il libro che più mi ricorda casa, che più mi ricorda appunto l'essere a casa, è Doppio sogno di Schnitzler, perché ero in quinta superiore e stavo ascoltando una trasmissione in radio con mia madre in macchina e ricordo benissimo di questa trasmissione che è ad alta voce su Radio 3, stavano leggendo appunto Doppio sogno. Mi aveva colpito talmente tanto quelle poche frasi che avevo sentito per radio e mi aveva talmente tanto affascinato che ero decisa a prenderlo in un qualche modo. Qualche settimana dopo ero in soffitta dove abbiamo le librerie a guardare un po' che libri ci fossero da poter leggere e boom, eccolo lì. Tra tutti questi libri editi da Repubblica in edicola, e eccolo lì Doppio sogno che mi aspettava. L'ho preso e l'ho cominciato a leggere scendendo le scale per tornare giù. E non ho più smesso di leggerlo, non l'ho mai più appoggiato finché non lo finì di leggere, cioè proprio camminavo per casa con il libro davanti alla faccia e mia madre a un certo punto mi ha detto oh, lo metti giù o no? Cioè proprio mi ha tirato via dalla faccia perché tipo ero lì con questo libro davanti. E ecco, diciamo che è uno dei libri che più mi ricorda a casa. Ah, sì, di Doppio sogno ne ho sempre parlato nel video di consigli degli Adelphi che trovate sempre nelle schede. E invece un altro libro che mi ricorda a casa è Un giorno perfetto di Melania Mazzucco. L'ho letto nell'estate della quarta superiore. Era uno sempre dei libri da leggere per l'estate che ci aveva dato la professoressa. Mi ricordo ancora quando sono andata a comprarlo e perché scelsi quel libro. Mi aveva affascinato la storia perché appunto dal titolo, Un giorno perfetto, si può capire che è un libro che è ambientato nell'arco di una giornata. Ogni capitolo è un orario della giornata ed è la storia di due famiglie. Una molto ricca, ambientata a Roma, una molto ricca e una invece
non povera, ma di quelli che vivono nei quartieri popolari, che non fanno fatica ad arrivare a fine mese. È una storia molto molto toccante, particolare. È un libro che mi ha lasciato veramente tanto ed è un libro che mi ricorda casa sempre perché l'ho lessi in un'estate, sempre appunto mentre dovevamo partire per le ferie. Io ero col libro davanti alla faccia, infatti i miei mi odiano un pochino per questa cosa perché partivamo sempre in ritardo. Non solo per colpa mia, però. È un libro di cui conservo appunto un ricordo molto molto bello e che vi consiglio di leggere, anche se non so, anche se non lo conoscete. Lo trovate molto spesso nei mercatini dell'usato, anche da libraccio si trova spessissimo lì al 50%, quindi non è neanche così complicato da trovare, però boh, non lo so, è un libro di cui io ho veramente un bel ricordo e che vi consiglio. Un libro che ti ricorda il colore giallo, beh, allora qui direi che non posso non citare tutti i romanzi di Maigret che ho letto, visto che quelli editi da Adelphi sono tutti con la copertina gialla e una foto in bianco e nero in copertina. Non ho un libro specifico perché me li ricorda un po' tutti. Se proprio devo consigliarvi un libro di Maigret, diciamo che quello che mi è piaciuto di più è Il crocevia delle tre vedove. Molto molto bella la storia, un po' particolare, non la classica, non il classico giallo, ecco. Un libro che ti ha fatta piangere e un libro che ti ha distrutta. Allora, il libro che mi ha fatta piangere è Italia di Marco Lodoli. Probabilmente non l'avrete mai sentito, oppure io non lo so, io non l'ho mai visto in giro. E è la storia di questa famiglia sempre romana, ambientata nel dopoguerra. E si va più o meno dal dopoguerra, dove i figli sono piccoli, fino a quando i figli escono di casa, vanno a vivere da soli. Italia è la domestica di questa famiglia. È una ragazza che non ha una famiglia, è una ragazza che arriva da un orfanotrofio, che è stata istruita, educata a fare la governante. Quindi lei fa sia da babysitter per i figli quando sono piccoli, sia da governante, nel senso che pulisce la casa, cucina, lavora in casa. Questa storia è tragica. Quando la leggete sembra una normale storia familiare, un normale racconto di famiglia, dei problemi tra il padre e i figli, dei problemi della madre con il padre e questo padre duro, rude, molto, molto poco presente con i figli, questa madre invece che appunto non è una casalinga, non lavora perché non le donne in quell'epoca non lavoravano, stavano a casa a guardare i figli. Poi essendo una famiglia dell'alta società, diciamo che dell'alta società, della media borghesia, non aveva neanche bisogno di lavorare. Pian pianino Italia scopre, ci racconta la storia di questa famiglia, scopre un po' gli altarini, le cose nascoste della famiglia, scopriamo che il padre era con i fascisti durante la guerra e tante altre cose. Poi pian pianino i figli crescono, maturano, vanno via di casa, uno diventa latitante. È una storia molto particolare. Diciamo che mi ha fatto piangere il finale, perché era una cosa che non mi aspettavo. Essendo una storia così lineare, pochi colpi di scena, tra virgolette, perché ti viene raccontato tutto. Però il finale è stato qualcosa che mi ha scioccata, proprio, cioè sono scoppiata a piangere come una scema. Non so neanche io bene come mai, ma tutte le emozioni nel leggere questo libro sono venute fuori tutte in una volta e boom, sono scoppiata a piangere. E io ve lo consiglio tanto perché è una storia bellissima, al contempo vi lascerà a bocca aperta con il finale. Un libro che ti ha distrutta, in questo caso non è un libro ma è una graphic novel, e sto parlando di Blankets di Craig Thompson, che è magnifico. Cioè è proprio struggente questa storia, è un'autobiografia di Craig Thompson, lui ci racconta il suo rapporto con la famiglia, molto 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 credente, e il rapporto invece che ha con quest'altra ragazza che lui conosce. È una storia veramente struggente, mi ha distrutta, devastata. Io vi posso dire solo leggetelo, perché per me è un capolavoro questo libro, per me è veramente un capolavoro. E io ce l'ho in questa edizione vecchissima, ma al contempo bellissima, perché intanto è morbida e non occupa tanto spazio. È nell'edizione vecchia Coconino, che è uscita in edicola con La Repubblica e L'Espresso, e sinceramente io apprezzo moltissimo questa copertina rispetto a quella attuale della Rizzoli. Io l'ho letto nel formato della Rizzoli perché quello c'era in biblioteca, e questo qui l'ho comprato il mese scorso. Cioè, se riuscite a trovare questa edizione, prendete questa edizione perché dà molta giustizia alle tavole. Io non posso dire altro perché questa storia è bellissima e secondo me è proprio un capolavoro. Un libro che ti fa venire voglia di scrivere. Allora, io non amo scrivere, amo più parlare. Quindi tramuterò questa domanda in un libro che ti fa venire voglia di discutere. I libri in questione sono due,
e sono sia Exit West che Isola di Siri Jacobsen, quelli in mezzo non li leggerò. Di Exit West, vabbè, ve ne ho parlato prima, ma anche di Isola ve ne parlerò in un altro video perché ho in serbo appunto un altro video. Però entrambi questi libri mi hanno fatto venire una voglia estrema di discutere dei temi di cui parlano che neanche avete idea. In più ho avuto molta fortuna perché ho incontrato l'autrice a Venezia quando c'è stato il Festival dei Boreali. E è stata molto molto carina e mi ha anche disegnato una montagna al posto di un errore di battitura suo quando stava scrivendo Piera. Non aveva capito P ma aveva capito B e quindi stava scrivendo Biera e poi mi ha disegnato una montagnola con un albero. Ho capito tanto di più di questo libro avendo partecipato a quell'incontro perché spiega della cultura delle isole Faroe, spiega della dominazione danese delle isole Faroe, parla anche di quanto la sua storia familiare abbia influito nel creare questo libro e quindi sì, ecco, sia questo che questo mi fanno venire molta voglia di parlare, di discutere dei temi trattati. E ve lo consiglio tanto perché è veramente un bellissimo libro, è una bellissima storia, parla sempre come questo di immigrazione, ma un'immigrazione diversa. Qui c'è un'immigrazione tantissimi anni fa di questi nonni, nella storia raccontata dalla nipote, di questi nonni che dalle Faroe si spostano in Danimarca per lavoro, per cercare lavoro, perché nelle Faroe non c'è questa grande possibilità. È una storia di immigrazione anche questa, molto molto toccante direi, molto molto più toccante rispetto a Exit West. Exit West è un pochino più rude rispetto a Isola come storia. Un libro che non puoi fare a meno di rileggere. E qui probabilmente, se mi seguite da tantissimo tempo, sapete benissimo che il libro che io non posso fare a meno di rileggere ogni tanto è Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Non trovo l'altro libro mio, che è tipo quello tascabile Mondadori, chissà dove cavolo è finito, però qui ho questa, quindi vi faccio vedere questa edizione bellissima illustrata, che è in inglese. In Italia questa stessa uguale edizione è stata edita dalla Rizzoli. Io questo l'avevo pagato 8 euro, ma da quello che vedo costa tipo 16 sterline, 25 dollari, non lo so, non so quanto costa in Italia, non ve lo so dire. Però questa edizione è magnifica, mi sembra di avervela già fatta vedere in un altro video, ma solo per farvi capire, per esempio, quando Elizabeth riceve la lettera di Darcy, la lettera è stata riportata in questo modo. Molto 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 fatto bene. Questa edizione la volevo perché appunto, cioè, essendo illustrata è magnifica, è bellissima. Poi è uno dei libri che io rileggo più spesso, quindi sì, ecco, mi sembrava giusto averla. Questa cosa non l'ho ben capita. Sole d'inverno, e quindi l'ho interpretata a modo mio, cioè nel senso il sole in una giornata grigia, cioè un risorgere del sole in una giornata grigia. Appunto non ho libri che possono interpretare questa cosa, ma i libri che mi sono venuti in mente sono due e sono entrambi di Schnitzler e sono Gioco all'alba e Fuga nelle tenebre. Allora, il primo è la storia di questo tipo sottotenente che gioca d'azzardo, perde tutto, è sempre una storia disperata, tipo di questo che cerca in tutti i modi di avere dei soldi per ripagare i suoi debiti e molto molto bella. È un po' decadente come storia, però boh, non lo so, mi ha ricordato tipo il sole, perché nella storia c'è appunto una scena dove lui si sveglia all'alba, quando appunto sta sorgendo il sole, per cercare l'ultima, per tentare l'ultima possibilità, andare proprio l'ultima spiaggia per trovare questi soldi da dare a chi li deve, e boh, non lo so, mi ha ricordato questa scena del libro. Invece l'altro, Fuga nelle tenebre, mi ha ricordato sempre una scena del libro in cui appunto questo protagonista si trova all'alba in questa carrozza a tornare a casa e non ricorda bene perché è nella carrozza e guarda fuori dal finestrino e vede il sole, insomma. Non so per quale motivo mi abbia ricordato questi due libri, però boh, sono i primi libri che mi vengono in mente pensando al sole d'inverno. Un libro che parli di famiglia. Allora, qui non posso fare a meno di citarvi La casa degli spiriti, che è il mio romanzo familiare preferito ed è bellissimo. Vabbè, questo lo sappiamo già. Comunque, ne ho parlato molto più approfonditamente in un video che vi lascio qui sopra, ma è la storia di una famiglia che parte dagli inizi del Novecento e va fino a dopo gli anni 70 ed è ambientata in Cile. Racconta la storia di questa famiglia molto ricca, però
che negli anni decade. È veramente una storia molto toccante, anche perché proprio si vede il Cile che cambia, il Cile che si trasforma, la mentalità delle persone, e c'è anche una parte della dittatura. Dell'Allende io avevo letto un libro che si chiama Il mio paese inventato, dove spiegava un pochino come le era venuta l'idea della Casa degli Spiriti. E praticamente lei aveva semplicemente cominciato a scrivere una lettera al nonno che stava morendo, ed è venuto fuori invece la Casa degli Spiriti, e di cui io sono più che felice, perché è uno dei miei libri preferiti. È una storia molto particolare, ci sono degli elementi di realismo magico all'interno, per esempio questa nonna molto eterea che sembra quasi un fantasma che si aggira nella casa, che solleva i tavolini, oppure fa sollevare la saliera o la zuccheriera, fa queste cose un po' particolari, insomma, è molto molto bello come libro, io ve lo consiglio tanto, per me è una delle storie più belle che parlano di famiglia. Un libro che ti è stato di conforto in un momento difficile. Bene, qui vi parlo di due libri. Era il lontano 2009, precisamente il 10 ottobre, e io andando a scuola ero in bicicletta, perché andando a scuola a Pordenone, i treni essendo sempre in ritardo, mi ero comportata la bicicletta in stazione a Pordenone, e quindi io ogni mattina che arrivavo con il treno prendevo la mia biciclettina e partivo e andavo verso la scuola. Sa di fatto che quella mattina, 10 ottobre 2009, era sabato, e mi ha investito una macchina. E sono cose che capitano, sono viva, sto bene, la mia gamba funziona a caso, però vabbè, insomma, dai, sono cose che possono succedere. Quando ero in ospedale ho ricevuto diversi libri in regalo, fra cui anche Orgoglio e Pregiudizio, che è il momento in cui io mi sono innamorata di quel libro. Ma il libro che più ricordo essermi stato di conforto è stato un fantasy che mi aveva consigliato tantissimo la persona che ancora adesso è la mia migliore amica, e sto parlando di Eragon di Paolini. Probabilmente sono una delle poche persone a cui la saga è piaciuta per intero, perché a me è piaciuto anche l'ultimo libro, e diciamo che questo qui è stato veramente tanto di conforto, anche perché in quella settimana e mezza che ho fatto in ospedale dopo l'operazione ero lì che non sapevo cosa fare, insomma, quindi la cosa che mi distraeva dal male, alla TV non funzionava, quindi cioè, non potevo fare altro se non leggere, e quindi insomma questo libro mi ha dato veramente tanto tanto conforto in quel momento lì, e mi ha aiutato anche a non pensare al fatto che avessi una gamba rotta e dovessi stare per tipo un mese in carrozzina, ma vabbè, dettagli. L'altro libro che mi è stato molto di conforto, sempre quest'anno, all'inizio dell'anno scorso, a febbraio, ho cominciato, insomma, dopo mesi e mesi, ho scoperto più che ho cominciato, dopo mesi e mesi di dolori atroci, ho scoperto che nel mio utero c'era una cistina e non capivano che cosa fosse, e quindi insomma sì, dopo mesi e mesi di attesa io a luglio sarei dovuta essere operata, e invece no, perché il simpatico ospedale, a quanto pare, essendoci il blocco delle assunzioni, non essendoci anestesisti, la mia operazione è slittata. E sono finita ad essere operata ad ottobre, e voi direte, ma che cazzo ce ne frega? Ve ne frega, perché il libro che mi è stato tantissimo di conforto in quest'ultimo anno, diciamo nel periodo tra luglio e ottobre, io a settembre ho preso in prestito dalla biblioteca un libro che è I monologhi della vagina, e mi è stato veramente tanto di conforto leggere un libro così forte, di cui comunque ho scritto un pochino meglio qualcosa in un post che ho fatto su Instagram, che vi lascio linkato qui sotto, e è stato un libro veramente d'aiuto, nel senso un libro che mi ha aiutata molto in questo periodo, in quel periodo, e che continua ad aiutarmi ora dopo mesi che l'ho finito di leggere, che se non l'avete letto, beh, leggetelo, perché è un libro che va letto a tutti, uomini, donne, chiunque lo deve leggere, leggetelo perché è magnifico. È un libro che ti fa provare del rimpianto. Il libro in questione è un libro che mi è stato regalato
3 anni e mezzo fa mi è stato regalato per il mio compleanno dal ragazzo con cui allora uscivo, ed è Alta Fedeltà. E rimpianto perché leggendo quel libro ho rivisto la relazione che stavo vivendo con quel ragazzo, quindi boh, non lo so, è l'unico libro che ad ora mi dà un pochino di rimpianto per come è stato gestito il tutto all'epoca. Non che ora mi cambi qualcosa, però nel senso, per rimpianto io penso a quel libro lì. Ora sì, torniamo allegri. Ed è anche l'ultima domanda, quindi ehi, siete arrivati fino a qui, bravissimi. Un libro che ti fa sentire accolta. Qui ci ho pensato molto. E oltre appunto a Eragon, che comunque è una storia che ho nel cuore, oppure Orgoglio e Pregiudizio, un'altra storia che mi fa proprio sentire accolta, che ogni volta che leggo mi sento parte di essa, è 5 allegri ragazzi morti di Toffolo, che è stata la prima graphic novel che io abbia mai letto, e l'ho letta nell'omnibus di Coconino. È proprio una di quelle storie che mi fa proprio sentire a casa, sentire accolta all'interno di un ambiente protetto, diciamo, un ambiente che proprio mi fa sentire a casa e mi fa sentire parte della storia. Beh, è quello, 5 allegri ragazzi morti. E, siccome l'ho letto nella mia adolescenza, è una storia che parla di adolescenti e adolescenza, è proprio il libro che mi fa sentire più accolta in assoluto. C'è poco da fare, più o meno tutti quanti in adolescenza ci siamo sentiti un po' morti dentro, quindi leggerlo proprio nel periodo peggiore, tra virgolette, della mia adolescenza, è stato proprio dare una svolta alla vita, farmi sentire parte di qualcosa di cui io non mi sentivo, insomma, nel mondo non mi sentivo parte di nulla, e quella storia ce l'ho ancora nel cuore. Bene, io le domande sono finite. Ad alcune ho risposto così, ad alcune ho risposto colà, spero che sia venuto fuori qualcosa di decente, non lo so. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. E se è così, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete mi piace, fate quello che volete. Commentate qui sotto con dei libri che sono importanti per voi, dei libri che magari avete letto di quelli che ho citato e magari vi fanno provare una sensazione diversa dalla mia. E io ho finito, ora devo solo mettere a posto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!